C'è tanta voglia di lasciarsi alle spalle tutti i disagi causati alla pandemia e rituffarsi nel divertimento che l'estate può offrire in giornate come quella organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con Franco Pino nella piazza impastato in scala Torre Grotta e che è riuscita a coinvolgere tutti. I giovani nel pomeriggio con lo schiuma party, gli amanti del karaoke per chiudere il ballo, ma nel cartellone degli eventi anche serate dedicate al teatro e al cabaret. Sì, esattamente. Dopo 2 anni difficili con il Covid sentiamo nella gente proprio la necessità di liberarsi dalle angosce di questi 2 anni e quindi anche il nostro tabellone estivo è proprio dedicato al divertimento, quindi oltre alla musica, oltre al teatro che fanno parte appunto di quelli che sono gli spettacoli annuali, quest'anno ci siamo dati a 3 serate di cabaret con 3 spettacoli importanti. Anche questo serve per attirare il turista? Serve per attirare il turista, noi qua abbiamo delle attività commerciali che lavorano con il turismo e ogni occasione è buona per noi appunto per liberare i nostri animi ma anche per loro affinché possano superare la crisi degli anni scorsi. Sì, ci divertiamo, diciamo che fare il karaoke allora non è cantare bene, ma più che altro è stare in compagnia, stare insieme a degli amici, mangiare insieme, bere insieme, divertirci, cantare e basta, questo è il karaoke.